Il titolo è un po' lungo, ma la dovrebbe dire giusta su quello che stiamo cercando adesso di fare. Quello che vedete sul tavolo è una scheda, la parte di sotto, quindi la scocca, la batteria, scheda madre di un iPhone 6S, completamente poi funzionante. È arrivata la nuova macchina, ho detto che vi avrei messo, appena arrivava, una guida all'utilizzo, no? E mantengo le promesse di solito, giusto? Ok, allora andiamo un attimo a vedere come si legge una NAND PCIe, che è la nuova NAND, no? Che è stata prodotta dalla Apple, o anche chiamata Apple, giusto? Allora, intanto monitorizzo un po' la diretta con i miei iPhone per vedere se si interrompe. Allora, perché io ultimamente sto criticando tanto l'iOS 10, ma ha ragione. Anche oggi mi si è spento di colpo il telefono senza motivo. Il telefono è perfetto, per cui penso di avere qualche ragione per dire che l'iOS 10 abbia qualche piccolo problema, no? Dunque, allora, questo dicevo è una scheda di un 6S, no? Che non è mia, o meglio, è mia, ma è stata acquistata proprio allo scopo di sistemarla. Ok? Più che altro leggerla. Sistemarla, vi faccio vedere, già funziona. Adesso io ho messo un mio schermo, l'ho messa in carica e proviamo ad accendere. Liscio. Allora, ecco qui, vedete la scheda si accende, no? Funziona, ma siccome è stato inserito più volte come si chiama, il codice d'accesso, è rimasta ferma lì, bloccata. Quindi comparirà la scritta che è disabilitata. Vedete, iPhone è disabilitato, collega iTunes. Bene, era solo per farvi vedere che abbiamo una scheda completamente funzionante da cui poter prendere la cosa che ci interessa. Andiamo a spegnere. Cosa ci interessa del 6S? Per il nostro macchinario ci interessa la NAND. Possiamo staccare la parte frontale che vi ho messo solo per farvi vedere. Un po' di plastica. Allora, questo è lo schermo nuovo iPhone 6S. Qui si può mettere poi il resto e tutto funziona. Allora, questo lo scansiamo, lo rimettiamo a posto. Quindi una NAND completamente diversa, no? Chris Wang, si dice giorno, no girno. Ci manca una O. Comunque buongiorno a tutti, a Francesco Lanzi, buongiorno a Eugenio Celestino e buongiorno anche a Chris Wang. Dunque, lo schermo lo sto mettendo a posto. Ecco qui. Dunque, allora, qui abbiamo quindi la nostra NAND. Matta quanto scalda mentre che carica. Nostra NAND, diciamo, rimasta sulla schermata iniziale, con disabilitato perché più volte si è tentato, no, di farla ripartire. A noi non interessa quella, ma interessa il nostro macchinario. Questo è quello che vi ho presentato in anteprima, il nostro macchinario per leggere le NAND PCIe. Allora, vediamo di farvelo vedere bene, eccolo qui, è questo. Da lontano si vede, sì, lo inquadriamo un po' meglio. Allora, è questo qui il macchinario, consta di che cosa? Di una macchina per leggere, quindi un circuito integrato, va collegato alla batteria con questi due cavetti. Noi useremo l'alimentatore da banco e infatti adesso lo sto alimentando e siamo, vedete, a 3,95, no? Allora, spengo per adesso. E di un cavetto apposito, che è questo, per collegarlo al computer. Senza di questo giustamente questa macchina non funzionerebbe, no? Allora, adesso colleghiamo al computer il nostro macchinario e andiamo a farne la lettura. Il programma che utilizzeremo
è il programma della VL. Ha anche il suo programma, vedremo, daremo un'occhiata anche a quello. Dunque, qui intanto sto gavetto l'hanno fatto un po' a cavolo, perché da questa parte hanno messo il segno rosso e dovrebbe essere la parte superiore, ma è sbagliato. La parte superiore è quest'altra. Per cui bravi, bravi. Quindi si collega in questo modo e non dall'altra parte. È un gavetto particolare perché vedete qui dice che cosa fa in coi colori, passa impegnato, fallito, no? Non riesco a collegarmi. Ora il programma, vedete, è quello della VL, adesso ve lo faccio vedere, poi magari farò vedere anche il loro programma, quello della ditta di questo simbolo che vedete. Allora VL, eccolo qui, l'ho già aperto. Andiamo su PCIe, perché questa memoria è una memoria PCIe, eccoci qua. E abbiamo aperto quindi la finestra PCIe. Dobbiamo andare a leggere i dati che sono all'interno della nostra memoria. L'ho già espiantata da un'altra scheda, sempre di laboratorio, sempre acquistata per i pezzi di ricambio. Non le acquisto per altro motivo. E l'abbiamo. Vi devo dire, è stato facilissimo staccare la memoria, questa memoria. Mi aspettavo un po' di difficoltà, invece no, è una cosa molto facile. Sopra ha una protezione, quella pasta termica che si mette anche ai computer, si toglie facilmente. Poi attorno c'è un po' di resina come al solito, ma pure quella l'ho tolta molto semplicemente. E il distacco è avvenuto in pochi secondi e la memoria, eccola qua, è venuta bella pulita. Guardate qua, bella pulita, pulita, pulita. Niente di che, ok? Quindi è stata veramente una cosa molto semplice. Ah, dice non si vede perché c'è la VL davanti. Vi faccio vedere, scanso un attimo la VL. Questa qui è la memoria che ho staccato. Questa qui, pulita, perfetta, senza colpo ferire. E dunque, allora il verso ce lo indica la macchina. In alto qui, lo dice anche in questo punto, deve essere il pallino. Il pallino, infatti, lo vediamo molto bene che sta qui. Quindi va messa in questo verso qua. Se lo dovessimo invertire, la macchina ci avvertirà con un suono, quindi non rovinerà. La NAND ci avvertirà con un suono che abbiamo sbagliato, ok? Dunque, allora, ritorniamo quindi a visualizzare il programma che legge la nostra NAND e andiamo a vedere di leggerla. Si è acceso, lo spegniamo, il strumento, spegnite. Ah, è spento, sì. Allora, chiudiamo. Adesso, una volta acceso, lui dovrebbe, una volta che abbiamo fatto il refresh della port, lo facciamo subito, quindi refresh port. Ci ha dato la porta 8 e apriamo la porta. Una volta quindi che abbiamo, ecco, fatto questa piccola operazione, dovremmo leggere la NAND. Basta accenderla da qui, tasto power. Ok, vado ad accendere e dovrebbe partire la lettura della nostra NAND. No, però qui non è acceso, per cui non legge niente. Andiamo, ecco, no, che c'hai? Oggi non ti accendi? Dunque. Ecco qua, si è acceso finalmente. Adesso dovrebbe partire in teoria. Adesso intanto si è aperta iTunes. Colpa mia, dovevo bloccarlo con il apposito pulsante sotto qui. iTunes stop running. Quindi non avviare iTunes. Devo spegnere questo. Ecco qui che è partito. Adesso mi ha detto reboot della NAND. Mi sta leggendo la mia NAND, vedete? Ok, mi dice che è tutto ok. Quindi l'ha letta, stiamo a 3,81 volts, alzo un po' i volts della macchina, lo porto a 5 volts, l'alimentatore da banco, così mi dà almeno intorno ai 4 volts. Come ho visto poi fare su qualche video dimostrativo che hanno messo cinesi, ma sono molto brevi e non si capisce un cavolo. Dunque, allora, vedete, abbiamo letto quindi la NAND che è inserito nell'apposito vano. Adesso bisogna fare all data query, quindi andiamo a leggere completamente questa NAND. Vedete, la sta leggendo. Eccoci qua, e mi dice tutto: produzione 2015, 40 settimane, 10 mesi, area BA, poi query mode MKQR2, poi mi dice anche la modello A1688. Poi il modello della motherboard e l'indirizzo wifi e l'indirizzo bluetooth. Qui potremmo eventualmente cambiare tutti i connotati, no? Si può cambiare benissimo, basta andare sulla parte destra, modificare quello che vogliamo e poi
fare write, scrivi, ok? Qui mi dice che la scocca dovrebbe essere gold rosa, quindi dorato rosa, ma noi possiamo anche questo modificare, basta andare qui a select color e mettere un altro colore. Dunque, allora andiamo a controllare se questo seriale è libero, quindi lo copiamo, clicchiamo sull'apposito pulsante che ci proietta su internet, su iCloud Activation Lock. E andiamo a vedere se è libero. Mettiamo l'email qua dentro e mettiamo la password 241F8 241F8 invio, non attivo, quindi è libera. Vediamo se riesco a farvelo vedere con l'apposito browser web che è inserito in questo programma. Allora, dove sta il browser? Dovrebbe essere questo. Allora, ci metto l'indirizzo web in cui visualizzo il risultato e ve lo rendo visibile. Un attimo solo, eccolo qui. Allora, tra un po' dovrebbe essere visibile il risultato che ho avuto io facendo il controllo. Arriva? Ci sta mettendo un po'. Buona giornata, signor Francesco Bruno. Salutiamo anche Pietro Iorfida e Massimiliano Galbanini. Sembrerebbe che l'indirizzo web non viene visto, ma che cavolo, ogni volta è così. Allora, la URL l'ho messa. Sul mio l'anteprima la vedo, ma sul computer non vedo niente. Si vede che non ve lo vuole fare vedere, ragazzi. Allora, comunque ho controllato, è libero questa scheda. Volendo si può modificarne i dati. L'abbiamo letta completamente con questo. Quindi potremmo adesso ribollarla, abbiamo comprato anche gli stencil per fare il rebolling di queste schede e rimetterla su quell'iPhone 6S da cui l'abbiamo presa. Questa quindi legge e scrive, non so perché la chiamano repair perché non ripara niente. Invece c'è un'altra macchina di cui ho aspettato che scendesse il prezzo, che mi comprerò, che serve praticamente per riparare le NAND, che quando sono con errori vari, tipo errore 9, errore 14, errore 40, errore 30, eccetera. Sono degli errori tipici che non sempre sono della NAND, ma nella maggior parte dei casi sì. Questa macchina fa anche il ripara, no? Vediamo se finalmente si vede la pagina. Quelle cose strane poi comunque vengono sempre, perché io la vedo, di per sé dovrebbe essere attiva la pagina. Vediamo un po'. Sì. Però quando vi dico di farla vedere a voi non ve la fa vedere. Ah, ecco, sta comparendo, deve andare. Vediamo un attimino se riusciamo a, forse se tolgo solo la URL, tanto l'avete visto, ve l'ho letta, riuscite a vedere che nella pagina dell'Apple o Creative la dà per, ah, mamma mia quanto vuole, buongiorno signor Pietro, la dà per libera, ecco qua, vedete? Aspetta, perché è tornato indietro? Mi dice check activation lock status, ma davvero è tornato indietro? Vediamo un po', che io vedo no. A quanto pare io quando metto la pagina voi vi dà solo la pagina iniziale, non capisco perché. Prova a controllare un altro dispositivo con questa pagina, ma faccio finta di controllare un altro dispositivo perché il dispositivo che controllo è sempre quello mio, no? Dunque, dove sta? Eccolo qui. Allora, copio questo seriale e lo metto nella nostra pagina. Non so perché, ma non mi dà. Dunque, SV7, che cavolo è quello? 2C? Boh, CC, proviamo. Sbagliato, infatti inizio già bene. KCP32 avvio. Si vede stavolta sto cavolo di risultato. Non so perché, a me si vede che è scritto non attivo, a voi invece rimane la pagina iniziale. A quanto pare questo software deve essere migliorato in quanto non fa vedere, quando faccio il browser mi fa vedere solo quella iniziale che non c'entra niente. Vabbè, purtroppo è così.
Allora, togliamo una pagina, questa è la VL, dove sta? Oh, vediamo l'altro programma, questo era il programma della VL, abbiamo visto che c'era Letta, no? Voglio vedere sull'altro programma che è quello suo, di questa ditta, Mi Jing si chiama questa ditta, una cosa del genere. Allora, quindi andiamo ad aprire l'altro programma che ha messo sulla scrivania. Adesso ve lo faccio, appena che lo attivo ve lo faccio vedere anche a voi. Si chiama iRepair.exe il programma, è di questa ditta. Esce una specie di computer quando si avvia. Allora, si sta aprendo, eh. Eccolo qui. Dovrebbe esserci anche le mie credenziali, non ci stanno più, bello. Avevo inserito le mie credenziali per quanto riguarda questa ditta, non ci sono più. A quanto pare ogni volta che tu spegni le devi rimettere e le rimettiamo. Mi chiamo iPhone Assist. Andiamo a mettere le credenziali di registrazione. Allora, e gli diciamo di accedere. Sta pensando. Ora ve lo faccio vedere l'interfaccia. Intanto sto accedendo, tolgo quello della VL e vi metto quello di questa ditta. Allora, la VL la possiamo togliere e andiamo ad aggiungere quello di questa ditta. Allora, cattura lo schermo che volemo. Manca Microsoft Net Framework. Mamma mia che balle. Vabbè, senza registrazione è uguale, non cambia niente. Dunque, allora, intanto aggiungiamo questa applicazione come finestra al nostro cattura finestra, cattura schermo, ok? Lo chiamiamo proprio con la stessa ditta. Ok, e adesso prendiamo la finestra così ve la rendo visibile, che non è questa. Ah no, mi ha fatto un'altra cosa, scusate, ma ho sbagliato. Togliamo questa che non c'entra un piffero, non era schermo ma era finestra, non so perché ho fatto cattura schermo. Allora, cattura finestra, dove sta? Cattura la finestra, eccolo qua, l'ho trovato, meglio tardi che mai, no? Ok, allora vediamo se eccola qui, iRepair. Adesso sarebbe essere visibile anche sul vostro schermo. E questa qui, bene, questo è il programma proprio della ditta. Bisogna andare qui, dov'era? Deve essere questa, dove è scritto 64 NAND, che sarebbe poi questa qui, e si apre su sotto specie di computer, come vedete, no? A questo computer adesso bisogna fargli fare la stessa cosa che abbiamo fatto su quell'altro. In pratica tengo, riaccendo e dovrebbe partire la lettura. Quindi all'interno di questo computer dovrebbe partire la lettura della nostra NAND. Vediamo se lo fa. Non mi pare che per ora lo stia facendo. Dunque, andiamo a 64 bit NAND. Aleggiamo. Manco per idea. Allora, diciamogli che stiamo di fronte a una 6S 5 5S 6, non c'è 6S, perché? Boh. Poi tutto in cinese qui, grazie di avermi dato una mano con la lingua. Allora, questa è la zona di utilizzo. Non mi sembra che legga nulla, vediamo se. Peggio che andare di notte. Questo programma mi sa che non vale una cicca. Aspettate, sì, anche qui però bisogna dirgli il canale, no? Dov'era il canale? Cioè se stiamo. L'open port, no? Dove ce l'ha? Quello è il problema. Dunque qui non c'è. Qui abbiamo visto che è altra cosa. Ok, questo è installato, mi sembra di sì, vediamo il driver
Sì, è installato il driver. Per cui perché non me leggi la macchinetta? Questa è la bella cosa, eh. Dunque, qui no, qui l'abbiamo già visto. Dunque, sulla loro guida fanno vedere che da queste parti qui io posso cliccare e dirgli guarda che open port, no? Apri la porta. E qui non c'è niente invece. Proviamo a riregistrarci perché qui mi chiede di registrarmi. iPhone Assist. Buongiorno Matteo, hai finito le ferie? Allora. Vediamo se mi fa entrare con le mie credenziali. Se non mi fa entrare va fan bene. Le ho messe, voi non le potete vedere perché è una finestra di finestra, quindi questo programma fa vedere una finestra alla volta. Ammazza, oh, mi ha fatto entrare sicuro. Morte tua. Che cos'è questo? Eccezione. L'eccezione che conferma la regola, ragazzi. Dunque, usciamo un attimo dall'altro programma. Vediamo se dipende dal fatto che era aperto anche l'altro programma. Vediamo se adesso finalmente la legge. Allora, si è aperta iTunes, quindi se iTunes lo vede, lo dovrebbe vedere pure questo stupido programma. 64 bit NAND. Allora, vediamo se finalmente c'è la legge. Ho acceso. Oh, la legge è benissimo, vedete? Non legge un cacchio. È questo programma della ditta Mijing che non vale, non merita ceppa, non legge. Poi non so dove fare l'open port perché questi qui sono i driver. Qui abbiamo poi la NAND e questo lo sappiamo. Poi tutto in cinese, ma la rimaccia vostra, ma una lingua inglese non ce l'avevate, eh? Bravi, questo mi siete piaciuti proprio, eh. Quindi l'open port si fa qua su da quel video che ho visto io, ma qui non c'è sta nessuna apertura di porta. Ho chiesto al venditore di darmi eventuali credenziali, perché scusate, questo sempre mi chiede la password, io ho la mia password, ma non serve a niente. Facciamo finta che questo programma è una caccola, come lo è. Invece quello della UL funziona. Comunque la memoria l'abbiamo letta, il seriale abbiamo visto che ho un po' di tempo. Ed è libero, quindi non c'è nessun iCloud, ok? Questa macchinetta qua costa intorno ai 500 euro, senza metterci poi le spese di spedizione e senza metterci anche la dogana. Se ve ne serve qualcuna, me la posso far avere. Ci devo guadagnare qualcosa pure io, quindi me la posso far avere, come si può dire, senza aspettare tanto. Una ce l'ho, chi è interessato, il prezzo poi ce lo diciamo eventualmente offline. Dunque, vediamo, qui la vede benissimo quando vado qui. Adesso per esempio basta fare refresh port, open port, accendo e questa me la queryeggia benissimo. Vedete, guardate, eccola là, pam 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 pam. Ah, non è attivo la UL da voi? Mannaggia la miseria, ogni volta che mi scordo la parolina. Stavo guardando il Mijing che non vale un piffero. Eccolo qua. Ha già fatto tutto, no? Ve lo faccio rivedere da zero. Ho spento. Adesso riaccendo. Dovrebbe ripartire la lettura, vedete? È questa qui. Una volta letta, che ha completato, ecco qui, possiamo fare il query, no? All data query. Non mi sembra difficile, vero? Quello che è più difficile, a me mi sembrava abbastanza facile, è staccare la NAND. Ecco qui, c'è la letta, vedete? Per salvare questi dati poi basta cliccare su qui, Back the Original Data, e lui mi dà la possibilità di salvarli all'interno di una cartella. Ecco qua, vedete? La cartella dove metto io i dati della VL. Ah, forse questa finestra non la vedete. E amen, che volete, se non la vedete non è colpa mia, dove ho salvato alcuni seriali e anche baseband.
E a questo punto, una volta salvato, come si dice, ci possiamo fare quello che ci pare. Salutiamo anche Carmine Coppeto, Nicola Mazza, ok? L'ho già salvato, non lo risalvo di nuovo. Qui poi si possono modificare a piacimento il seriale, il modello, l'area di... Qui ci sono diverse aree, no? Adesso è scritto Cina, se non sbaglio. Poi potete cambiare quello che volete qui. Non so se c'è anche Italia. Sì, Italia è TA a quanto pare. E PA che cos'è che mi compariva sempre? PA, PA, PA. Dove sta la PA? Vatta a pesca? PA. PPA, papapapapo, batte la pesca, non lo so. Bene, ragazzi, questo è quanto per questo aggeggetto della VL. La memoria va ribollata, abbiamo lo stencil adatto per ribollare questa memoria. Una volta rimessa, visto che è stata possibile leggerla e eventualmente a vostro piacimento modificarla, ci potete fare quello che vi pare, ok? Non trovo la NAND, cioè la NAND, la scheda da cui l'ho tolto, per vedere che nonostante io non sia una cima, non sia bravissimo, è venuto perfetto il lavoro. L'ho appoggiato qui, vediamo un po' se riesce fuori, perché devo farvi vedere come è stato semplice e come è venuto bello pulito il lavoro. Ho fatto vedere anche ieri alle persone che stavano qua, è stata una cosa molto facile. Mi aspettavo più resistenza della NAND all'interno del tutto, invece no, dove sta? Dove l'ho appoggiata? Un attimo solo che ve la trovo e vi faccio vedere. Poi magari possiamo staccare anche l'altra NAND, quella lì che attualmente risulta bloccata, no? Bloccata nel fatto, non bloccata ai cloud, no? Ma bloccata per il fatto che qualcuno ci ha provato più volte a mettere il codice di blocco iniziale e l'ha sbagliato. E lo dice, uno ripete lo sbaglio. Sto cercando dove l'ho appoggiato. Allora. Questa all'origine costa 469 € circa, parenti a 470. Dopodiché c'è da vedere il resto, no? Dogana, spesa di spedizione. Ah, una cosa, io non spedirò più con DHL e vi invito a boicottare DHL. Perché? Il motivo è molto semplice. DHL ogni tanto lo fa, anzi, abbastanza spesso, deve guadagnare di più addosso a noi che facciamo spedizioni, no? Quindi ci blocca le spedizioni, poi si inventa, no, lo sa benissimo che sono una ditta che ho spedito più volte con loro, poi si inventa di riavere da me i miei dati. Una volta che gli fornisco i dati, che ci mette una vita per svincolare la spedizione, chiede delle diritti di dogana esorbitanti, per cui io ho deciso di mandarceli con tutte le scarpe, cioè non utilizzerò per nessun motivo nelle mie spedizioni, già ho cominciato, DHL, fuck you, cioè vai veramente a fare la spesa tu e tutta la tua ditta. Non è possibile che ogni tanto ti inventi che non mi riconosci quando da me spedisco con loro, poi mi chiedono ma che ditta è la tua? Perché non lo sai, te l'ho dato 100 volte, anzi c'è già pronto il foglio con scritto dichiarazione alla dogana di Ciampino, chi sono, chi non sono, e continuano ancora a chiedermi che ditta sono, ma andate a fare, tanto comunque sono proprio ridicoli, eh. Se vi facessi vedere che cosa mi è stato richiesto da una segretaria, loro, esempio, cioè io avevo una, ho comprato questi microscopi, no? In America, Scope, c'era una spedizione che la ditta l'aveva fatto ma poi l'ha ritirata. La segretaria di turno, che si è svegliata non so in quale giorno, in quale anno, se ne esce dicendo di dirgli qual era,
il contenuto, come al solito, no? Della spedizione. Io gli ho mandato, ma mi sono detto: ma come mai questo mi chiede il contenuto se questa spedizione tanto non partirà mai? Mi ha mandato anche le spese doganali, dicendo che questo pacco avrei dovuto pagare tot. Beh, il pacco non è mai partito da lì. Perché? Perché era palese, almeno ai miei occhi, che quello lì non è mai partito, mai sarebbe partito. Agli occhi di questa segretaria della DHL, che si era svegliata lì per lì, invece no, stava partendo e c'erano già gli oneri doganali da pagare. Mamma mia, quanto siete preparati, ma proprio una cosa incredibile. Non trovo, mi spiace, la scheda adesso, al momento, l'avrò messa chissà dove e chissà quando. Dovrebbe stare su uno di questi stencil, magari aspettate, quando l'ho portata da Sofì l'ho lasciata lì, vediamo un attimino, perché è venuta molto bene e volevo farvi vedere qual è il risultato. Eventualmente ne staccheremo una in diretta di quest'altro telefono che ho detto funziona completamente, ma è rimasto nel logo iniziale. Sto cercando, arrivo subito. Comunque seguite il mio consiglio, boicottate alla grande DHL. Si paga poco di meno, ma ti rompono le scatole molto di più. Per cui spedite con chiunque, anche con un piccione, ma niente DHL. Fuck you, fuck you, fuck you. Se non basta, lo ripeto ancora, fuck you. Ma che cavolo. Continuano sempre a ripetere le stesse domande. Quale ditta è la sua? È un privato o è una ditta? Ma ce l'hanno da anni i miei connotati. Poi non ho mai spedito in modo nascosto. La mia ditta si chiama Giuseppe Mignanelli. Possono andare a controllare quando vogliono e continuano a chiedermi: ma che ditta è la tua? Ah, ma allora sei stupido. Vediamo se è questo. No. Ragazzi, attualmente non la trovo. Vediamo questa qui. Questa qui non è. Questa è quella che devo riparare del signor Andrea e non è un 6S. Niente, non la trovo attualmente la scheda madre. Non è importante però, no? Comunque, vi ho mostrato un attimino come funziona il macchinario. Se avete domande, fatele adesso, altrimenti io chiuderei qui perché volevo solo mostrarvi il nuovo macchinario che è questo. Che legge queste NAND nuove nel 6S, poi 6, 6S Plus, legge anche l'iPhone 5 SE. Qualcuno dice che si dice solo 6, io dico l'iPhone 5 SE, e poi l'iPad Pro che montano queste nuove NAND PCIe. Ok? È diversa la pedinatura di queste NAND, non è uguale a quella precedente, quindi all'interno. Vediamo se l'ho messa qui questa maglia perché si riconosce bene perché ci manca proprio. Eccola, sì, l'avevo messa al posto. È stupidità folle che non mi ricordavo. Questa è la scatola, no? Dove c'è la scheda che mi è stata venduta dal cliente, perché questa scheda qui andava a finire a contatto con i liquidi. Aspettate che ve la faccio vedere, tolgo la UL. Essendo andata a contatto con i liquidi, lui me l'ha lasciata. Io adesso ho. A parte aver preso dei pezzi, scansiamo un attimo il macchinario, questa è la scheda, a parte aver preso dei pezzi di ricambio da questa scheda, ma essendo andata nell'acqua lui non sapeva che farsene, noi la stiamo utilizzando per pezzi di ricambio e ieri ho staccato la NAND. Vedete come è venuto pulito qua, no? Perfetto, no? Questo è dove era la NAND, non si è per niente fratturata. Allora, cosa ho fatto io per staccarla? Ho pulito con la mia punta preparata DOC di questo saldatore, una bella punta fine fine sottile, eccola qui. Questa va a circa 450 gradi. Molto semplice togliere la resina con questa punta che ho preparata DOC. Poi sono entrato da questo lato qui con un bisturi, da questa parte qui, vedete?
e l'ho rigirata, rigirata molto semplicemente, molto facilmente. Il risultato è questa qui, vedete, questa è la sua NAND, questa è la parte di sotto, questa è quella che abbiamo letto poco fa poi, la NAND PCIe, e questa è la scheda madre. Poi abbiamo anche la scocca si vede benissimo che è tutta ossidata, eccola qui, guardate quanto ossido che c'è qui sotto, e anche qua. Mi è stata venduta come non funzionante, però a me, anche se è andata in acqua, la scocca è servita. Infatti, si è andata a vedere, già abbiamo tolto questo chip qua, ci è servito come ricambio, lo vedete, questo qui è stato spiantato e ci è stata riparata con questo chip una scheda madre. Abbiamo tolto pure, se non mi sbaglio, il connettore, quello qui, questo qui, che nel 6S è particolare perché è connettore sia touchscreen che LCD. Siccome non si trovava, l'abbiamo preso da qui e abbiamo preso anche l'altro connettore della fotocamera. Questa di per sé è ancora riparabile, perché sì, è vero che mancano due connettori e un IC, ma basta rimetterli, no? Dopodiché questa qui funzionerebbe ancora. Vi ricordo che è andata nell'acqua, si accende, però ci sarebbero delle modifiche da fare, ovvero ci sarebbero da rimettere i pezzi, ci sarebbe da cambiare la scocca, noi la scocca di per sé ce l'abbiamo, eccola qui. Questa qui è una scocca nuova, non ossidata, su cui poter testare la scheda. Abbiamo anche lo schermo che ci ha lasciato il cliente, ma questo è da riparare. Ovvero, questo schermo di per sé funziona, c'è anche, vedete, il Touch ID che ci ha lasciato il cliente originale, ma con l'ossido c'era tanto ossido, vedete, qui, qui e qui. Dobbiamo vedere se questa qui potrebbe partire. Vediamo se, a proposito, dopo che l'ho lasciata in pausa, partisse. Allora, stacchiamo intanto il macchinario dalla scheda madre, il nostro lettore di NAND PCIe, la mettiamo al suo posto e vediamo se questo schermo, poi chiaramente qui va cambiata la backlight, perché quando è in acqua la prima che si guasta proprio la backlight. Io parlo non della backlight sulla scheda madre adesso, ma sto parlando della backlight che sta dietro, no? Si vende per adesso a caro prezzo, però se uno serve se la comprano. Questa parte di dietro è la backlight, quella che illumina il tutto. Allora, ho posato il macchinario. Allora, vediamo un attimino se adesso funziona. Useremo questa scheda madre che sta qui, che abbiamo detto che funziona, ma è rimasta in metti, no, collega i tools perché è stata disabilitata. Allora, ci mettiamo questo schermo. Qui c'è anche il Touch ID, ma non è il suo, quindi non funzionerebbe. Noi dobbiamo vedere se adesso lo schermo ha ripreso vita. Come si fa? Stacchiamo la corrente qui, stacchiamo la batteria, ok, e poi ripartiamo. Se è tutto ok, adesso si vede, altrimenti non si vede nulla, no? Mettiamo Touch ID, mettiamo LCD, diamo anche la batteria, vediamo se compare la mela. Non credo, però proviamo, tante volte fosse guarita. Vedete, sullo schermo non compare nulla, però vi assicuro che la scheda adesso è partita e sta funzionando. È andata a contatto con liquidi, nella parte qui sicuramente qualcosa si è danneggiato, no? Questa comunque non funziona, la stacchiamo. Questo schermo abbiamo detto al cliente che se lo ripariamo, poi glielo ridiamo indietro e ci darà qualcosa per la riparazione, poi glielo acquistiamo, che uno schermo di un 6S attualmente costa abbastanza, e quindi poter dare qualcosa di rientro al cliente e avere noi uno schermo, no? Decente, non ci fa schifo. Dunque, vogliamo staccare in diretta un mando anche di questo? Lo so che siete curiosi, facciamolo, va, tanto, ripeto, più che leggerla, eventualmente scriverla, non possiamo fare, no? Con il nostro macchinario. Allora, la togliamo dalla scocca, dove l'abbiamo provvisoriamente messa, ecco qui.
Dunque, la metto la scocca, questa invece non ha preso acqua, vedete, bella nuova, precisa, 6S, no? C'è scritto, no? iPhone 6S, si vede, no? Ok, la mettiamo nella scatola corrispondente. Qui dietro, questa qui è la NAND, devo staccare le antenne, altrimenti mi si bruciano adesso nell'operazione. Qui vedete questo velo sottile che c'è, è quello che vi dicevo. Sarebbe a dire, questo qui è la pasta, no? Termica, quella che serve insomma per dissipare il calore, no? Togliamo le due antennine. Ne hanno messo una un po' più corta e una un po' più lunga. Nel 6 era una sola l'antennina, qua sono diventate due. Lascio raddoppiano. Vediamo se riusciamo a entrarci sotto, no? Una cosa più sottile, un aghetto. Ok, ti stacchi, grazie. Ho comprato anche questi cosi di ricambio perché magari nello staccare si potrebbero rompere, dopodiché questi sono necessari per la ricezione del segnale e allora se si rompono almeno ce l'ho di ricambio. Allora, ecco qua, uno si è staccato, c'è un po' di colla per mantenerlo fermo. Scansa di dalle scatole, grazie. Ancora non ti sei staccato completamente? Mi sembrava di sì. Allora? Sì, si è staccato, ecco qui. Andiamo a staccare la seconda antenna. Lo faccio dal microscopio per essere preciso, perché accanto ci sono dei componenti che non vorrei far saltare. Ecco qua, si sta togliendo. C'è un po' di colla che ci hanno messo per mantenerlo fermo, perché questo se no si potrebbe sganciare facilmente. Ecco qui. Allora, togliamoli perché passa proprio dove io devo agire con l'aria calda per staccare la NAND. Questo va allargato un po' perché sennò lo mantiene troppo forte. Basta che prendete un attimino il bordino questo, no? Lo allargate e tirate fuori i due cavetti. Allora, ecco qua. Adesso escono facilmente. Siamo alla fine del distacco. Poi per rimetterla a posto, una è più lunga e una è più corta, quindi non dovrebbe essere difficile, no, rimetterlo nel suo posto. E no. Oh, buona festa ai tutti i santi oggi, per voi che avete qualche santo a cui siete devoti, insomma. Siete devoti. Oggi si dice che la festa dei santi e domani è la festa dei santi che sono in cielo, che sarebbe a dire i defunti. Allora, eccoci qua. Adesso dobbiamo togliere prima questa patina di pasta perché altrimenti col calore non faremo nulla. Io l'ho tolta abbastanza facilmente usando un semplice tool che è l'Ai Sesamo. Questo. Guardate, fatto così, vado sopra con il sesamo e rimuovo la pasta, vedete? È molto fina, no? È solo un dissipatore di calore. La rimuovete perché dovete togliere la NAND. Sopra la NAND, appena adesso riusciamo a rimuovere questo, è scritto anche quanto è grande, quindi GB. Vediamo, dovrebbe essere una SanDisk. Vediamo se è giusto. Ecco qua, 64 GB si legge. Dopo ve lo faccio vedere anche a voi. Ed è, come vi dicevo, una SanDisk. Stato semplice rimuovere la pasta, no? Un semplice tool. No, un Ai Sesamo e la NAND è pulita da questa resina o questa pasta che hanno messo, pasta termica. SanDisk Made in China SDMLSE-DF4. Poi c'è scritto subito i gigabyte, ve lo faccio vedere un attimo dal microscopio, si legge benissimo quanti gigabyte è. Eccola qua, vedete? SanDisk 64 GB, quindi non mi sembra una cosa complicata.
Allarghiamo l'immagine, faccio vedere come si rimuove facilmente la resina con la punta che ho preparato apposta e poi la stacchiamo, ok? Usiamo il tool, mettiamo la scheda madre in un supporto. Allora, cercherò di prendere la scheda madre non dove sta la NAND, ma nelle altre parti. Infatti, vedete, ho lasciato libero il tutto, solo la scheda madre l'ho presa. Ora va rimessa a fuoco la questione qui. Allora, devo salire un po' lo schermo per poterlo mettere a fuoco. Ok, ci siamo. Vediamo un po'. Ancora un po', sì. Devo salire ancora un po'. Ok. Dovrebbe essere a fuoco adesso, sì. Ho ordinato altri microscopi dove hanno questa base un po' più larga, perché questa qui purtroppo è stretta. L'ho ordinato io, anche altri alunni miei l'abbiamo indicato, perché lo vendono in Prime, quindi spedizione senza costi aggiuntivi e senza dogana, soprattutto su Amazon. Abbiamo trovato questo prodotto a circa 400 euro, compreso la, come si chiama qui, la lampada da 644 LED, quindi sicuramente buono. Salutiamo anche quindi Francesco De Luiz, Vincenzo Basile, Sax Michele Piscazzi, Antonio Gambino. Ciao, buona giornata. Ah, c'è anche Ruben Camilleri che appena è entrato, Alessandro Gennaro. C'è nessun altro? Carmine Coppedo. Grazie per salutare tutti. Se qualcuno non ho salutato, non l'ho fatto apposta. Scusate, ma mi soffio il naso. Tigre è fuori, eh? Ultimamente si dà alla caccia alle farfalle. Dunque, questo è lo strumento che utilizzeremo, il bisturino. Useremo la recalda. Prima di tutto andiamo a rimuovere con la punta che abbiamo preparato apposta. Andiamo a rimuovere la resina, ok? Basta che ho comprato appositamente, poi sapete, ogni tanto sembra che non ci dormo la notte, invece dormo la notte proprio benissimo, c'è un sonno, ragazzi, che Dio mi benedica. Dunque, dicevo, ho preparato apposta questa punta con una mola, tanto queste punte qua le ho comprate a chili, se mi si rompe non me ne frega niente. Durerà magari di meno delle punte non fresate, però avendola fatta molto sottile posso entrare lì e fare il giochino. Intanto l'accendo, 350 gradi, adesso sta salendo, sta a 100 gradi circa, ci vuole un po', eh. Faccio vedere come si rimuove facile la resina con questo aggeggino, no? E noi possiamo quindi utilizzarlo. Allora, tanto così starei più comodo di prima. Eccoci qua. Siamo sul lato superiore. Qui non c'è nessun componente, quindi basta solo rimuovere la resina con la punta, facendo così, vedete? Ce n'è poca da questa parte, non c'è granché. Ecco qua. Qui abbiamo già fatto, ragazzi. Troppo facile? Ecco qua. La punta, quindi, più sottile è, meglio è. Bene, e questa parte è fatta, parte superiore. Queste sono, diciamo, la parte più semplice, dove sono i componenti è un po' più complicato, ma anche lì facciamo la parte inferiore, questa. Dunque, il modello, mi chiedono il modello del microscopio, ve lo dico subito. L'abbiamo preso, io ne ho presi tre. Poi c'è chi ne ha preso uno, due, dipende dal. Ne ho preso uno per il mio collaboratore Claudio, due per me. Dunque, allora vado nell'ordine, eccolo qui. Il modello mi arriverà domani, mi dice 2 novembre, l'ho ordinato, non arriva in un giorno, però comunque sia, spedito il 26 ottobre, arriverà domani, calcolando che oggi è la festa. Allora,
Vediamo i dettagli dell'ordine, così le dico modello. Dunque il modello qui mi dice è un 3,590 x trinocular microscopio di ispezione. E voglio vedere il modello, no? Preciso. E se ce ne sono disponibili. Dunque, vediamo quanti. Ce ne sono disponibili attualmente solo 3. Costo 393,25 euro senza costi di spedizione se uno ha chiaramente. Vediamo un po'. No, non è più in Prime, è possibile? Io mi ricordo che è in Prime, quindi bisogna avere l'abbonamento a Prime, disponibili solo 3. Dove sta i dettagli del modello? Ecco, il modello ce lo dice SM-1TZ. SM-1TZ, ce ne sono rimasti solo 3. Noi abbiamo comprato anche poi sotto, se andate a vedere, spesso comprati insieme, no? Copia e incolla del modello. E come faccio? Amazon.it e cerchi questa sigla. SM-1TZ, ce ne sono solo 3, quindi affrettate perché stanno ormai finendo pure, ma comunque li rimettono perché l'avevamo finiti noi. Questo modello e l'hanno già rimessi in. Comprateci anche la luce, vediamo con la luce se diciamo tutti e due insieme a 4,20 e 77. Questo significa che se non mi sbaglio, allora 3,93 da sola la luce quanto costava? Se non mi ricordo perché ho comprato anche quella. Vediamo un attimo. Noi l'abbiamo comprata a parte, abbiamo preso sempre 3 perché 3 ne abbiamo messi. Comunque la luce da sola, eccola qui. I soliti dettagli dell'ordine, parlo di 144 LED, costa 27,52. Quindi comprandolo insieme risparmiate. Invece, trovato? Meno male. E invece, se lo comprate separatamente, vi costa di più perché 27,52 più quant'era 393? No, ma forse alla fine il costo è quello. Pure se lo comprate separatamente, ne hanno 3, però poi questa ditta, la Amicroscopo, se non mi sbaglio, ogni volta che sono esauriti li rimette. Il vantaggio qual è? Che questo qui invece che dall'America viene spedito dall'Inghilterra, quindi non ci sono spese doganali, a meno che poi l'Inghilterra non se ne vada, già se n'è andata, no? Però non rimetta le spese doganali, non c'è poi da aspettare una vita o da pagare una bella botta di spedizione, perché io mi ricordo quando ho comprato la Emscope. Ogni 3 microscopi la spedizione sui 400 euro, proprio una stupidaggine, vero? Niente di niente. Comunque vi ho detto tutto. Modello qual è? Sta in arrivo a noi, poi voi che ci mettete insomma a comprarvelo. Andiamo a pulire questa NAND. Come mai stiamo sostituendo la NAND? Questo è sempre stato il mio progetto, signor Nino Bello e Buono. Della NAND non si tratta di sostituirla, si tratta di poterla leggere e riparare. Vi farò vedere come il macchinario che vi indicherò tra poco lo ripara, cioè ripara la NAND. Tanto puliamo la parte di sotto. Non la sto sostituendo, ma la sto solo staccando per far vedere come si stacca e come si legge. Questa è una PCIe, qui sono un po' stretto perché c'è sta cacchio di bordino, mentre nell'altra parte l'avevo tolto. Qui il bordino o lo shield mi fa entrare la punta un po' in modalità strettina, no? Però comunque sia, importante è togliere la resina. Ecco qui, anche da questo lato abbiamo fatto bene. Adesso andiamo nelle parti complicate, dove sono i componenti. Partiamo dalla parte di sopra, che è questa qui. Dobbiamo andarci delicati, ma si toglie. Poi entreremo da qui e toglieremo la NAND. Allora, piano piano, perché ci sono i componenti, dobbiamo solo togliere la resina, non i componenti. Grazie.
Andiamo nella parte di sotto. Intanto puliamo qua. Ok. Questo chip qui in fondo dovrebbe essere lo stesso che c'è sul 6 e che gestisce la SIM. Questo qui è un diodo Zener. Ok, dovrebbe bastare. Abbiamo rimosso la resina quanto basta. Adesso possiamo provare a rimuovere la NAND. Allora, io nell'altra scheda sono entrato facilmente da questo lato in quanto non c'era questo shield. Attualmente invece lo shield c'è, vediamo se riusciamo a entrare ugualmente senza fare danni. Dunque, vediamo un pochettino. Allora, vorrei sia leggerla, no? Che poi poterla rimettere e funzionare. Chiedo troppo? Allora, qui c'è un gruppo di componenti che stanno vicinissimi, eh? Qui no, ma lì sono proprio veramente vicini. Dunque, vediamo un attimo, questa qui mi ricordo che si stacca da sopra, sì, e ho comprato anche queste parti perché in caso che lavoriamo la scheda di un cliente e che magari vogliamo che poi torni a posto tutto, le ho comprate queste e queste parti qua che servono a dissipare il calore. Sono particolari come sono fatte. Un attimino, sì. Conviene lasciarlo, lasciamo, entreremo da qui, ma è un po', oppure conviene entrare da qui dove c'è più spazio e dove non creiamo alcun problema. Entrando da qui sto facendo intanto le previsioni di lavoro, no? Dunque, entrando da qui potrei toccare questi componenti, qui non c'era nulla, sarebbe stato più comodo se entro da qui. Da qui non posso entrare in quanto c'è lo shield. Però possiamo fare una cosa, possiamo staccare un po' questo shield, lo potremmo staccare e poi metterlo lì. Un saluto anche a Antonio Cicerone e a Fabio Cefalù. Buona giornata. Dunque, blu. Allora, sto valutando da che parte è più semplice accedere. Forse da qui alla fine, vediamo un po', da qui. Grazie.
Allora, io ieri sono entrato da qui, su quell'altra NAND, e voglio entrare ancora da qui, quindi staccherò un po' questa schermatura con il caldo. Allora, spegniamo intanto la punta del saldatore che non ci serve più e accendiamo invece quella della regalola. Ok. Andiamo a togliere questa schermatura, va? È rientrata la punta, ecco, l'ho ristretta. Mettere i segni perché si muove. Dove stanno? Sono spariti. Ah, eccoli, no, stanno in fondo a tutto. Ok, amici, venite qua. Allora. Vediamo se si muove. No, si muove, ma resta un po' più fermo. Dovrei staccare questa parte. Bene, si sta staccando da solo, c'era un'altra cosa da sollevare. Ok, si sta aprendo, come vedete, no? Vorrei solo entrare da questo lato, anche se si gira solo un po' indietro mi va bene. E questo qui così mi dà fastidio. Ecco, già così mi basta. Vediamo. Riesco a entrare così? No, sto sempre in mezzo alla scatola. Eh sì. No, se tolgo questo dentino riesco a entrare. Vediamo un po' adesso. Spostiamo questo dentino. Allora, apriamo. Ancora caldo, eh?
Dunque spostiamo questo in giù, spostiamo questo un po' più in su, vediamo se adesso riusciamo a avere una cosa un po' diversa da prima, sì. Ecco, lì non mi dà fastidio, qui mi dà fastidio. Vediamo adesso. Da qui possiamo entrare. C'è ancora questo lato. Però probabilmente così. Sì, tanto devo appena entrare con la punta e poi rigirare da quella parte. Quindi ho dato una piccola apertura qui per aiutarmi. Salutiamo anche Alex Candiota, ciao. Poi Luca Turco, Daniele Capacci. Buona giornata. Allora, non sto lavorando, questo è sfizio, mi sto, come si dice? Mi sto sfiziando a vedere come si stacca la NAND, come si legge la NAND. Questo, come si può dire? È passatempo. Non è lavoro perché non mi è stato commissionato da nessuno. Me lo sono auto commissionato, si può dire così, sto cercando di imparare in pratica. Allora, quindi entrando da qui non si fanno problemi. Se questo lo riusciamo a aprire ancora un altro pochettino, vediamo se si può aprire questo vecchio bisturi che manco lo tocco, si spacca, riuscirebbe a staccare questo pezzo da qui senza spaccarsi, non so. Siamo riusciti, e però che cavolo. Allora, scansati un attimo. Ok, così va molto meglio. Dunque, se tu stai fermo ci guadagni tu e non mi rompi le scatole a me. Allora, così si dovrebbe reggere bene. Andiamo un po' più avanti però la vite qua, no? Ok, dunque vediamo adesso quanto spazio abbiamo. Ok, adesso ne abbiamo sufficiente. Entreremo da qui, ragazzi, no? C'è sto coso che è troppo alto, lo spianiamo un po'. Sarebbe il posto dove si riattaccherà poi questa parte che abbiamo rigirato indietro, ecco. Voglio entrare in piano, no? A posto, allora. Possiamo partire per il distacco della NAND. Vi dico, mi sembra un'operazione molto semplice, ma aspettavo più complicazioni, invece no. Staccare la NAND di un 6S è molto più semplice che staccare altre NAND. Mi metto già in posizione di distacco, che è questa per me. Eccola qui. Ehi, stai fermo. Così, no? Scalderemo e poi plaf, da quella parte, ok? Controllo se qui è tutto pulito bene. Non voglio portare nessun componente con me. Boh, andiamo a staccarla, eh. Però, ma però, per fortuna, dunque, una bella 64 GB questa, eh. Ancora un po' di resina.
Sto pulendo la parte superiore. C'è poco spazio di lavoro, vabbè, dovrebbe essere sufficiente. Possiamo passare quindi al progetto di distacco del NAND. Bene, siamo pronti. Salviamo. Entreremo da questo lato, ragazzi. Ok, cominciamo a entrare. Toc toc. Qua siamo entrati. E qua siamo contenti, ci vediamo. Non vorrei aver pronunciato le ultime famose 20 parole. Sono entrato. Un po' di giro. Salgo bene. Ok, eccolo qua. Fatto. Ora la parte di sotto è perfetta. La NAND, eccola qui. Dove sei caduta? E questa qui. Questa è un po' più sporca rispetto all'altra, eh? C'è molta, molta più resina, ma è venuta bene ugualmente. Allora. Come mai questa qui è piena di resina e quell'altra no? Ma che la pescano? Si dice così? Ok, allora, gli dobbiamo dare una pulita, poi la andiamo a leggere col macchinario. Allora, ci siamo, no? Ok. Questa è la NAND. PC. PCIe. Allora, niente, per sé siamo entrati da qui, vedete, dove c'è anche il puntino dorato, le pistole ci stanno tutte, non manca nulla, a me non mi sembra che non manchi nulla, ma oh, per farla leggere adesso però dobbiamo dare una spianata e poi una piccola ribollata. Intanto tolgo i bordi perché questi bordi qua, vedete, questa resina vanno tolti, se non il macchinario non entra bene. Poi uso lo stencil, no? Uso il bisturi per pulire i bordi. Ecco qua, 64 GB SanDisk iPhone 6S. Oh, l'abbiamo fatto in diretta, eh? Non ci crediamo sotto di fare cose in diretta. Non abbiamo paura in pratica di farlo in diretta. Non era previsto, ma sapete, poi l'appetito viene mangiando. Allora, questa è la NAND. Ho pulito i bordi. Adesso togliamo anche la parte sua sopra. La ribolliamo e la andiamo a leggere. Userò il flussante un po' più liquido. Questo qui della AMT. Sì, AMTEC se non mi sbaglio, sì. Si chiama FluxType NC559. L'ho già presentato varie volte, ma sapete, ripetito io anche, no? Allora, adesso leggiamo la NAND e la andiamo a pulire con una trecciola. Questa è molto più fluida. Invece fare le balls e poi eventualmente per l'attacco preferisco l'altra. La meccanica. Bene. Trecciola. Eccola qui.
siamo a questo posto, dove la punta larga ce l'abbiamo, prendiamo il saldatore e andiamo a pulire. Si è incollata, più bella, muoviti. Questa qui comunque è una gazza che non vale in Kaiser, conviene che prendiamo l'altra, perché questa sinceramente, vedete, si sfilaccia tutta, può pure andare a fare la spesa. Prendiamo la Chemtronic, si vede un po' meglio, eccola qui. Questo è un po' meglio. Allora, continuiamo a pulire. Ok, dovrebbe essere pulita questa NAND PCIe. Adesso la ribolleremo a mano, o meglio, può essere pure che si legge così, perché poi facciamo veramente un bolling vero e proprio. Dove vai? Vieni qua. Sessantaquattro GB. Come vedete, questa NAND è diversa rispetto a quella precedente, che ha due punti in più sopra e sotto, e anche attorno ne ha altri 3 e 3. È completamente quindi diversa dall'altra, quindi ci vuole un macchinario diverso per leggerla, eccetera, eccetera, no? Allora, questa qui è quello che abbiamo ottenuto dopo il distacco. Dovrebbe essere buono, no? Se la legge vuol dire che è buono. Allora, scansiamo il tutto qui, la scheda madre che abbiamo, a cui abbiamo staccato la NAND. Questa trecciola non vale nemmeno di ceppa, questa è la Chemtronics, invece ve la consiglio. Il modello è scritto qui, vabbè, a parte la grandezza, questa è una 0,75, dunque Chemtronics 770424 e poi 488 USA, ok? Questa è da 3 metri, 10 feet 3 metri, no? Poi la grandezza, questa qui è piccola, poi ci sono diverse dimensioni, dipende dove voi dovete utilizzarla, no? Se la utilizzate in posti piccoli, vi conviene quella piccola. Se dovete utilizzarla in posti un po' più larghi, dovete prendere la trecciola un po' più larga. Ci sono diverse dimensioni, ok? E anche lunghezze. Ecco il nostro macchinario. L'abbiamo già usato, ma ci serve ancora. Andiamo a leggere quest'altra NAND. Allora, l'alimentazione da banco. Togliamo adesso l'Omegon perché sennò c'è da solo fastidio. Ok. Alimentatore da banco. Positivo e negativo. Bene, accendiamo. Abbiamo alimentato quindi tutta la baracca. Quando parte si dice fa BBB, no? Allora. Questo, vi ho detto, il verso ce lo indica, in alto a sinistra, qui c'è un pallino, quindi metteremo così all'interno del vano la NAND che abbiamo appeso, staccato. Ok, adesso andiamo a fare il solito open port, intanto vi faccio vedere da VL cosa facciamo. VL, eccolo qui, adesso facciamo open port, refresh port e dovremmo averci la lettura anche di questa NAND. Ah, non mi apre la porta? Beh, certo, non l'ho collegato. Che stupido. Non l'ho collegato, voglio aprire la porta. Ma quale porta apri? Allora.
Ok. Adesso stiamo collegando. Boh, adesso ci siamo, possiamo aprire la porta. Dunque, refresh port, open port, siamo su COM 8. Sta già leggendo, possibile? Sì. Ha già letto tutto. Miei stivali. Allora fammi il query per piacere. All data query. È stato velocissimo. Porca miseria. Dunque, production 2015, questo è più nuovo, vedete? 46 settimane e 11 mesi. Aria QLA, non so che roba è, A1688. Allora, salviamo tutto questa roba qui. Back the original data. E lo salviamo in formato di testo TXT. 6S A1688. Benissimo. L'abbiamo quindi salvata, anche questa è letta, ragazzi. 64 GB, dice colore is white, infatti è bianco, questo la scocca, c'ha ragione, sarebbe silver, ok? Poi che cosa dice? Motherboard e tutto il resto. Boom, 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 boom. Fatto, eh? In diretta nel vento. Salutiamo anche Stefano Cipo. Quindi abbiamo prima fatto vedere, come abbiamo letto, una NAND, l'abbiamo staccato ieri, adesso ne abbiamo staccato un'altra in diretta da un iPhone 6S. Comprato da un nostro cliente, eccola qui. Abbiamo giusto aperto qui per poter entrare con il nostro bisturi. Non sono stati fatti assolutamente danni e siamo riusciti anche a leggere la nostra memoria della VL. Ok, la togliamo, la scansiamo. Vediamo un attimo la guida qui, che poi dopo un bel rebolling la rimettiamo al suo posto. Posto suo, al posto mio non ci vorrei nessuno, al manco questo qui forse al posto suo. Allora, mentre Tigro continua a cacciare le farfalle, noi diamo una pulita qui. Trecciola e frustante e va. Questa è la parte di sotto, no? Che abbiamo della nostra. Allora, se riusciamo ad aprire questo lo vediamo meglio, sarebbe l'Omegon. Eccola qui, no? Ci mettiamo un po' di questo flussante più fluido per pulire. Useremo la trecciola che abbiamo. La scheda mi è stata venduta perché dice che aveva messo più volte il codice, poi non se lo ricordava. Schermo rotto però, e abbiamo preso, pagandola chiaramente, non ce l'ha data gratis, no? Poi vabbè. Poi le varie ed eventuali. Eh sì, molto da retour. Adesso anche potremmo vedere eventualmente la seriale, come abbiamo fatto prima, no? Se è libera, se non è libera. Ah, è entrato Tigro. Sento che sta facendo i suoi bisogni. Si sente in due modi, eh? Dal rumore e dall'odore. Scegliete voi. Allora. Dunque, qui un po' di flux. E adesso andiamo a pulire. Bene. Allora, trecciola, saldatore e vai. Deve essere in piano, perché poi le borse vanno fatte sulla cosa, no? Sulla parte superiore vanno fatte le borse, non qui.
c'è rimasta parecchia resina. Sull'altra scheda madre non c'era quasi per niente, qui invece ce n'è tanta, come sentite. Il rumore che faccio è quando sto cercando di scivolare. Tagliamo questo e mettiamo la parte nuova, che è un po' usata adesso. Ok, sta venendo abbastanza bene. Diamo una pulitina. Sì, è abbastanza pulito, ma dobbiamo ancora finire. Allora, andiamo a pulire. Treccioli devo appoggiare. Eccola qui. Mettiamo sotto il tappo. Tagliamo il pezzo che è stato già usato. Ok. Il saldatore e vai. Sei attaccato, va bene. Su, lascia stare qua. Come ho detto, andiamo. Mica si staccava? Mortacci su, era saldato. Ok.
un altro. Stanno cominciando a rompere scatole questi, eh. Ecco un altro che si è attaccato. Cambiamo pulsante, quello si attacca. Mettiamo il nostro rosin. Questo qui è il solito che usiamo, che è più migliore assai. Qui su c'è tanta ancora resina in alto lì. Vediamo adesso se va meglio. Si attaccava prima, non si deve attaccare. Deve scivolare, scivolare. Qui c'è tanta resina. La stiamo rimuovendo. Ecco qua. Mi sembra che è pulita. Diamo un attimo una passata ancora con altri adesso. Ok, vi ho fatto vedere un attimino anche la preparazione della zona. Per oggi non è che ci mettiamo pure a fare del bowling e tutto il resto, ma allora abbiamo fatto quindi un video partito con una piccola pretesa, diciamo, di farvi solo vedere la parte iniziale, no? Nel senso come si legge l'Anand. Dopodiché abbiamo letto, abbiamo visto le caratteristiche, poi ne abbiamo staccato quest'altra e anche questa l'abbiamo staccata in diretta e l'abbiamo letta. Quindi mi sembra un'operazione abbastanza facile e tranquilla, tranquilla. È più piccola come dimensioni, se non sbaglio, questa Ananda rispetto all'altra. È particolare, ha più contatti sulla scheda. Anche qui, come avete visto, c'è resina, come al solito, come tradizione Apple. Ma l'abbiamo rimossa abbastanza semplicemente perché non mi sembra una resina molto difficile da rimuovere né da staccare come Ananda. Bene, per quanto mi riguarda è tutto. Ti auguro una buona festa di ogni santi. Poi, come si dice? Buona festa, ci vediamo alla prossima puntata. Vi ringrazio per avermi seguito ancora qui. Saluto anche Peppe Ferraro e Pierluigi Schwanzeiger Ferraro, ok? Ciao ciao a tutti dal vostro iPhone Assist Roma.